Logic Serve Drop-In. Io ho un fantastico raffreddore, ma qui the show must go on e sono con Alessia Tarquinio. Ciao Alessia, come va? Ciao Leonardo, bene, grazie. Tutto bene? Vieni da Sì, tutto bene. due Anche, giorni di sì, Champions, no? infatti ho preso un sacco di pioggia, anch'io un po' di gripe, come si dice. Sì, Quindi siamo in buona compagnia. è il momento, dai, è il momento. Senti, io sono molto contento di poter parlare con te di surf e tante altre cose, perché tu ormai, in realtà ho letto un po', perché su di te c'è più materiale, immagina, che su molti dei top surfisti italiani, perché è un Ma po'... come è possibile? Ma perché vedi, la gente non sa cosa scrive. È un problema di giornalisti questo, capisci? Di Ci arriviamo. contenuto. Ci arriviamo piano piano. E quindi ho letto che tu hai iniziato a fare surf, in realtà tanti anni fa, però poi l'hai un po' mollato per strada, per motivi lavorativi, che è una cosa che... Sì, per una serie di cose. Ho iniziato in un viaggio in Brasile con il mio allora fidanzato. Poi vedi, il surf è rimasto, il fidanzato no. E questo te la dice lunga sulle Perché? passioni, cioè bisogna mantenere le passioni e il resto arriva. E in Brasile, siamo andati in Brasile, io non ero mai salita su una tavola, cioè proprio zero, e lui mi ha detto: ma non ti preoccupare, dai, andiamo, ti insegno io un paio di cose, se non sono morta è un miracolo. E quindi già da lì ho detto, forse è un po' difficile come sport. Devo dirti che io ho sempre praticato tutti gli sport, arrivo da una famiglia dove lo sport è uno dei valori sacri e fondamentali, per cui ne avevo provati un po' tutti e mi sono più o meno riusciti bene. Ecco, il surf è quello che faccio peggio in assoluto, ma che mi diverte di più. Poi da lì non mi sono arresa, quindi poi sono tornata in Italia, un po' in Liguria, poi sono andata a fare un surf camp a Biarritz, poi sono andata in Portogallo, insomma, ho insistito. Tu e i tuoi amici, chi ci sta guardando, sanno meglio di me che questo è uno sport che devi fare praticamente sempre se vuoi migliorare. La costanza è fondamentale e quindi i miei viaggi erano diventati sempre meno perché per impegni lavorativi quasi non viaggiavo più. Quando Certo. poi ho avuto un po' di tempo, ho deciso, vabbè, oh, sai cosa c'è? Riproviamoci, sono invecchiata, non sono più atletica come prima, però Questo è vado. interessante capire tu, cioè, dopo tanti anni come ti sei trovata a ricominciare in età adulta? Com'è andata? È come se avessi ricominciato da capo un'altra volta, per cui mi sono presa al soft, per cui nella mia testa pensavo di essere Stephanie Gilmore, invece poi nella realtà ero Peppa Pig, cioè delle robe un po' difficili da affrontare, però ero anche diventata madre, per cui dopo la gravidanza, una serie di cose in un oceano gelato che è quello canadese, per cui con la muta, sembrava una foca No, monaca, sì, no, tutti hai insieme decido di ripreso in fare. Canada? Sì, perché quando uno è squilibrata, quindi C'è una costrizione. un freddo cane che potevi stare in acqua veramente poco, però sai quando una si incaponisce e ho ricominciato poco alla volta con mio figlio, vabbè che era piccolo ancora, non è, con mio marito che mi diceva sei proprio sicura che vuoi fare questa cosa qua? Sì, e ho ricominciato poco alla volta, poi da lì però non ho più smesso. Cioè, da lì poi sono stata costante. Ovvio, Ok. vivo a Milano e quindi non ho il mare Sì. sotto casa, però viaggi, giorni di riposo, attaccavo giorni di riposo, corte, ferie e tutto il resto, Portogallo perché era il posto più vicino. Brava. No, perché è il posto migliore d'Europa, non c'è dubbio. Questa è una cosa che Esatto. va detta chiaramente a tutti. Ho tanti amici che magari hanno iniziato dopo e mi chiedono dove andare. Se non vi fate problemi di freddo, clima, il Portogallo in qualsiasi periodo dell'anno è meglio di tutti gli altri posti in Sì. Europa dove Beh, potreste andare, anche delle poi per Canarie. me non era freddo perché abituata col gelo Infatti. del Canada. Senti, però ti faccio due domande, salto un argomento che ho più avanti, ma a questo punto ne approfitto. Allora, Canada e poi Repubblica Dominicana, dopo spiegheremo perché, mi direi meglio. Sono due mete di cui si parla poco a livello surf, ma in realtà, com'è lì? Ci sono delle scuole, delle belle onde per quello che tu puoi aver Onesta, visto? beh, in Canada, Vancouver Island, sì, su A Vancouver tuo Island figlio, no? Rufino è la più famosa. Esatto, sì. Poi io ho vissuto lì perché noi vivevamo a Vancouver, ma mica sono scema, e quindi per la maggior parte del tempo io ho deciso di vivere su Vancouver Island. E mio figlio, il terzo nome di mio figlio è Tofino, giusto perché Ok, ti ah, faccio, vedi. mi vedo il quadro di questa roba qua. No, Io sono dai, che innamorata del storia. Canada. Se mi dovessero chiedere in quale posto da grande vorresti vivere, per me è Vancouver, tutta la vita. Infatti. British Columbia, poi così hai la Mamma mia, che montagna. posto. No, un posto straordinario, di animali. Io ci ho lasciato il cuore proprio. Quello è il mio posto, quella la considero un pezzo di cuore, casa mia.
E sì, a Tofino ci sono tantissime scuole di surf, è un posto da surfisti, tant'è che anche il premier canadese andava lì a surfare. C'è sempre onda, però devi abituarti all'idea del freddo, lì anche a gennaio surfano, sono abituati. Invece la Repubblica Dominicana per me è stata veramente una scoperta. Quando nel 2018 avevo un sacco di ferie, ho sentito questo mio amico australiano che si era trasferito, surfista, che si era trasferito a vivere lì, lui mi ha detto, ma guarda, ci sono degli spot incredibili. La Repubblica Dominicana per me era Santo Sì, Domingo, cioè il mare esatto. caraibico, i Villaggi villaggi turistici. turistici, i Sì. viaggi di nozze, tutta questa roba là. E le ho detto: sì, tu mi stai perculando, cioè non è vero. No, guarda, vai a vedere Cabarete. Cabarete è famosa più che altro per gli sport acquatici, ma per il kite, per il windsurf. E invece si distribuisce proprio così: la mattina, quindi dall'alba fino a mezzogiorno, l'una, finché non sale il vento, fai surf da tavolo, da onda, così. E invece poi pomeriggio ti fai kite e windsurf. Chi fa tutto praticamente non fa un cavolo d'altro nella vita, perché passa il tempo in acqua. E io mi sono innamorata perché tutti i giorni c'è onda. Dipende dalle stagioni, c'è proprio flat, proprio deve succedere qualcosa di straordinario. Però c'è onda, adesso mi hanno detto che c'è una swell pazzesca, per cui figurati, si stanno divertendo tutti. Certo. E tanti campioni anche che hanno partecipato alle Olimpiadi stanno lì ad allenarsi. Penso a te, Sudamericani stanno lì ad allenarsi. non la sapevo questa cosa, approfondirò perché Sì. anche per me, cioè, era un posto da vacanze di relax italiane, vai lì, vado ai Caraibi, me la godo, sotto Invece una lì guarda, non c'è palma. nessun italiano, c'è cioè veramente tre o quattro, che poi alcuni surfisti hanno deciso di andare a vivere lì, e pieno di stranieri che vanno lì per quello fondamentalmente, Ah, perché il figo, clima è straordinario, cioè tu veramente surfi in costume, non dai. hai mai bisogno della Certo, muta, mai, quella è una mai. figata. Senti, invece, facciamo un passo indietro e io ne approfitto di avere una persona con così tanta esperienza di sport, di giornalismo, per chiederti un parere spassionato rispetto al surf inteso come disciplina olimpica e sport professionistico. Lo segui? Che idea ti sei fatta? Lo trovi noioso, magari addirittura poco credibile? Dimmi qualcosa. No, 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 a me piace, mi sono sempre battuta con l'idea di, sai, c'è questo concetto di altri sport, per cui Esatto. quando uno legge i quotidiani sportivi arriva fino a un certo punto si parla solo di calcio, poi c'è anche altri sport, quindi le persone si distinguono, no? Tra quelli che vanno avanti e quelli che si fermano appena inizia il basket, il rugby e tutte le altre cose. Di solito Pallavolo. fa l'ultima pagina. Non so Certo, se non è sempre ma l'ultima, sì. con qualcosa di Sì. Esatto. con qualche intervista a Leo ogni tanto, con qualcosa di lifestyle e tutto il resto. Poi adesso, bene o male, è diventata anche una moda. Ho seguito le Olimpiadi, mi sono piaciute, poi c'era l'amico Filippo Orso, quindi sono stata contenta che Eurosport l'abbia chiamato, e mi piace seguirle, forse perché io lo guardo con quella speranza di un giorno, che non succederà mai, ma mi illudo, di fare più o meno le stesse cose. Poi mi piace, io prendo sempre come termine di paragone anche mio figlio. Se una cosa, mio figlio che ha 10 anni e un livello di concentrazione di 15 minuti, cioè un video di YouTube, Sì, praticamente un tutorial di anche YouTube o queste cose tanto qua, 15 minuti. se a lui piace e non è un appassionatissimo di sport, allora c'è buona possibilità che abbia il suo appeal. E in effetti a lui piace. E in effetti a lui piace, se lo piatti lì, lo guarda. Sì, Ti sì, chiede, sì. ti fa domande. Ecco, devo dire che è uno sport molto tecnico, per cui chi lo racconta deve essere bravo a farlo diventare fruibile, per Sì. cui anche chi non l'ha mai visto deve capire che cosa sta succedendo. E Certo. infatti, quando parlavo con Filippo, quando si è preparato per le Olimpiadi, la prima cosa che gli ho detto è: guarda, che tu avrai anche un pubblico che non è appassionato, devi attirare quella fascia lì, per cui sii il più semplice possibile. La prima cosa da spiegare è l'onda, Sì, che beh. è una cosa che è certo, perché è una cosa che ti sembrerà anche banale a te, perché tu la conosci, sei nato in acqua, sei Sì. cresciuto e senza pensarci sei tutto. La gente no, la gente non ne ha idea. Cioè io ho avuto un direttore che mi ha chiesto, una volta sono tornata dal lavoro con una botta in faccia, ed era un direttore di un canale sportivo, non farò il nome, e Mi sa con una che botta, ci si può con una... arrivare. Tanta così, e mi ha detto: cosa è successo? Ho preso la tavola di uno in faccia,
Ah, perché lo si fa con altra gente? Non è un campo da tennis che tu prenoti e fai, sì, c'è anche altra gente. Quindi capisci che, ecco. Sì. E poi, secondo me, è fondamentale le regole, ma soprattutto per chi entra in acqua, perché io mi sono resa conto che purtroppo c'è un sacco di gente, ma anche che fa questo sport da anni, che le regole non le sa, Sì. non le conosce. Questo è un bel problema. Tra l'altro, una delle domande che avevo in mente era proprio di chiederti cosa ne pensano del surf nei Tu salotti buoni sei dello una sport pazza, italiano. Esatto, poi. sei una pazza, come ti è venuta, non c'hai altro da fare. Ok, vedi. Però non c'è più quindi la concezione hippie, figli dei fiori, cioè quello Allora, non c'è possiamo aprire nada. una parentesi su sta roba qua, perché ho Vai. combattuto, mi hanno chiesto un pezzo anche, forse l'estate scorsa, no, alla fine dell'estate scorsa, per il foglio, io scrivevo il calcio femminile per il foglio, poi il responsabile della pagina sportiva mi ha chiesto un articolo sul surf, ma proprio per sfatare questi miti, perché Certo, hanno avuto magari, quest'idea viva che si è Dio. tutti fricchettoni, che nella vita non si faccia niente, si passi il tempo a bere birra sulla spiaggia, a farsi di canne e seguire il sole e ascoltare Jack Johnson. Ecco, Sì. allora, ecco, io non Grazie. ho niente contro Jack Johnson. E No, beh. contro Javier Rudd, questa cosa qua, ma non è, cioè, non è solo quello, non, Lo e non è so. quello, cioè, c'è chi è l'ukulele e la cosa, quell'altro, ma c'è anche chi ha una vita normale con delle professioni e lo vive con uno sport, come chi, io dico sempre, la gente che si sveglia alle 6 per andare a correre al Parco Sempione, cioè, è la stessa roba, io mi sveglio alle 6 e vado in Sì, acqua e vado a infatti. surfare, cioè, È non è che un cambia, po' ma io difficile in da far acqua. capire in Italia, però sì. E vabbè, è strano, ma io in acqua in questo periodo ho conosciuto super manager, Lo so. artisti, gente che lavorava in finanza, scrittori, e che ci incontravamo come la pattuglia dell'alba alle 6 del mattino, di una certa età perché ovviamente tipo prepensionati, perché è la mia, e la gente che fa queste robe qua, poi finisce, si fa la doccia, si veste e se ne va a lavorare. Esatto, vabbè, è così, Cioè, esattamente è vissuto come uno sport. Poi c'è chi lo fa più o meno in modo agonistico, per cui il testosterone va a palla in line up, ma io ho capito che quella parte lì non fa per me, non ci sto neanche perché se devo stare con l'ansia, per me è proprio un divertimento, cioè io ci vado, mi piace godermi il mio momento. sì, guarda che Drop-In nasce proprio per questo, per dar voce a tutte quelle persone che non sono per forza del mondo del surf, ma che comunque hanno un bel legame col surf e hanno tante altre storie da raccontare per quello che hanno fatto nella loro vita, nella loro carriera professionale. Quindi a questa cosa ci tengo e sono contento di avere un'ambasciatrice come te che può parlare ad un certo livello e far capire che magari certi stereotipi possono essere messi da parte No, basta, e non è solo quella roba lì, cambiare. per fortuna, finiamola di dirlo. Cioè. E dei super sportivi con cui hai avuto a che fare in questi anni, c'è mai stato qualcuno con cui hai parlato di surf, anche ovviamente a microfoni spenti? Guarda, sì, io parlo di due cose, di surf e di musica, di solito con i calciatori o che sono le mie due grandi passioni, io avrei voluto fare la critica musicale, poi invece mi sono data allo sport, lo sport ovviamente la terza, Sì, e certo. quindi sì, quasi sempre devo dire con gli stranieri, con gli italiani no, mai, con i sudamericani spesso parlo di questo, recentemente ne ho parlato con Marchisio, vabbè, un ex calciatore, anche lui mi ha detto prima o poi ci provo. Perché a furia di rompere le palle alla Bisogna gente, evidentemente. rapportarlo. Secondo me mi dicono sì, sai come i coi pazzi? Dico sì, ok, va bene, lo faccio. No, però sai, si incuriosiscono perché arrivi da un mondo completamente, totalmente diverso, no? Dove hai la gestione del tuo corpo e anche la gestione dell'esterno, come dirti. Invece in mare è già tutto più diverso, cioè ci Sì, sono delle cose che non non dipendono sempre da controllare. te. E non è tutto sotto controllo, invece loro arrivano da situazioni completamente diverse. E poi, secondo me, diciamoci la verità, ma molto spesso gli stranieri hanno praticato anche altri sport nella loro vita, o sono un pochino più aperti, o arrivano da posti di mare, per cui sono abituati a vedere gente che fa surf, hanno altri amici di altri amici della stessa nazionalità che fanno sport, guarda i Tipo brasiliani, Neymar, no? esatto, Esatto, quello, stavo pensando a Neymar. Esatto, sì, con i lui capelli che è amico sia di brasiliani. Medina che di Ferreira, molto, quindi Esatto. conosce bene quel mondo.
Esatto, ma invece tornando alla Repubblica Dominicana, come ti è Sì. venuto in mente? Io ho letto un po' il tuo blog, ho interpretato e sono anche molto d'accordo con quello che tu hai scritto, ma come ti è venuto in mente di andare in Repubblica Dominicana e poi non era un biglietto di sola andata, ma lo è diventato? Cioè, il surf ha influito sinceramente Sì, oppure erano altre scelte di bilancio? sembra una squilibrata, no, con te no, ma quando lo dico ad altra gente sembra un po' una squilibrata. E mi è capitato l'altro giorno, mio figlio ha festeggiato il compleanno e una mia collega e amica è la moglie di Leonardo, Sì, il direttore direttore del Paris sportivo. Saint-Germain, ex giocatore, Sì. e sua figlia ha, ecco, sua figlia ha una scuola di surf, la più piccola ha aperto una scuola di surf in Brasile. Ah, in Brasile, ok. Sì, un amore nato dal niente suo, e si è messa, è diventata peraltro bravissima, evidentemente i geni sportivi ce li Vabbè. ha, il talento è, invece che solo nei piedi ce l'ha in tutto il corpo, e quindi stavamo parlando di questa cosa, ho detto guarda vado a trovarla prima o poi Joana, voglio vedere dov'è il suo spot, dov'è la scuola e tutto il resto, e lui era un po' perplesso, mi ha detto ma scusami, ma tu perché hai scelto la Repubblica Dominicana per andare a vivere? Cioè ci sono tanti altri posti dove per mollare tutto e andare a vivere. E ha detto guarda, per l'onda tutti i giorni, a dire la verità, per quello. E lui con gli occhi sgranati mi diceva Ti capisco. ok, ti capisco, va bene, però fa un certo effetto Sì. effettivamente. Ma non veramente non l'ho pensata, cioè noi eravamo tutti dal lockdown, primo volo disponibile, preso me ne sono andata. Era un'aspettativa, è diventata una buona uscita dal lavoro, per cui ho mollato tutto. Tanto era tutto bloccato, bloccato per bloccato, a Milano in un È appartamento e vero. lì all'aria aperta. Col tuo lavoro poi, porca miseria, era tutto fermo. Cioè, a maggior ragione che lavoravi Sì, poi non mi smart era work. stata data un'altra possibilità, cioè o ritornavo per fare la televisione o non avrei potuto scrivere anche sul sito tutto il resto, quindi ho concordato la buona uscita. Era anche tempo, secondo me, dopo 18 anni nello stesso posto di Sì, cambiare. ho capito. Dai, bene, comunque è una storia incredibile. Si è chiuso il cerchio per te, dai. È bello che Ma sia andata così. sì, ma guarda, poi mi si sono aperte delle porte perché il lavoro che faccio adesso non l'avrei mai fatto se fossi Vabbè. rimasta a Sky, se non mi fossi presa quest'anno e mezzo, che poi non è solo quest'anno e mezzo, adesso io qua sono di passaggio, per cui Poi torni sono là. tornata, ovvio, cioè non mi vedi che sono pallida, sfinita, triste, che è già buia alle 5, non ce la Lo posso so, fare. così è così. Un'altra cosa che apprezzo e è una nostra piccola battaglia, poi sai, ci ascoltano una media di 500 persone a puntata e invece sul sito andiamo meglio perché è un'altra metrica, però è il discorso del surf femminile, perché sai che in Italia ci sono poche donne ancora, ce ne sono sempre di più che fanno surf in maniera amatoriale, come sport, come divertimento, come hobby, ma ce ne sono ancora poche a livello agonistico Agonistico. rispetto a... Esatto. A livello agonistico rispetto ai giovani ragazzi che iniziano a essere tanti a alzare il livello. Tu ti sei sempre battuta anche da quello che ho letto recentemente, ho visto questi tuoi nuovi progetti per lo sport femminile, per diffondere e promuovere quanto sia importante, soprattutto in certe discipline. E rispetto al surf, ti sei fatta un'idea o in futuro ti piacerebbe mai diventare in qualche modo tu stessa in prima persona qualcuno che ispiri le ragazze, le bambine, le donne a fare surf? Allora, mi piacerebbe essere di ispirazione, ma più che altro per la scelta di praticare questo sport, ovvio non come obiettivo agonistico. No, 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 no. Come No, scelta di però, vita, nel senso come... che Sì. io ho sempre ragionato da, non so come dirti, da sportiva, cioè nel senso che se fai uno sport lo fai bene. Sì. Ora, l'importante è partecipare, ma anche vincere. L'importante è partecipare e farlo bene uno sport, almeno per me è stato così. Mi Se diverto se lo decidi, faccio bene, come te. esatto, però io sono sempre stata così, cioè faccio uno sport, lo faccio bene, voglio risultati, Certo. cioè se gioco una partita io la voglio vincere, Sì. voglio dare il meglio, voglio essere super in forma, voglio arrivare preparata. Poi io, se l'avversario è più bravo di me, io Per non posso carità. farci niente, ok? Ci sono delle regole. E quindi quello, per me lo sport va fatto bene. Innanzitutto tutti dovrebbero praticare più sport, ma torniamo sempre al solito discorso, ovvero la base di tutti gli sport e soprattutto dello sport femminile. È culturale.
e di informazione, per cui se io vado a scuola, la scuola mi deve anche informare sul fatto che esistano altri sport, mi deve fare dare un'informazione a 360 gradi, perché non esiste soltanto la danza classica, non esiste soltanto, dimmi altre sport da donne, il tennis La ginnastica piuttosto che la artistica. pallavolo o la ginnastica artistica, cioè io bambina posso, perché ci sono delle strutture, e lì dobbiamo aprire anche l'altra parentesi, giocare a pallone se voglio giocare a pallone, andare a giocare a basket, o andare a fare surf, magari in quelle zone di mare. Ecco, allora lì sarebbe più facile perché, sai, il problema poi molto spesso è dei genitori che non hanno tempo e possibilità Anche economiche di disponibilità a portare, volte, certo. certo, disponibilità di tempo e economiche di portare i figli a fare tutte queste attività. Per cui se ne sceglie una o si sceglie quella più comoda vicino casa o si sceglie quella che mette a disposizione la scuola. Io direi che la mia generazione è quella che ha più responsabilità adesso, nel senso che quelli che sono genitori di bambini di 9-10 anni hanno l'occasione per cui di fare una panoramica precisa. Guarda, mio figlio non gioca a calcio, per esempio, anzi, cioè proprio lui non riconosce un giocatore, non gliene frega niente, non è mai stato allo stadio in Ti Italia, disturba è stato questo, no? all'estero, Ti ma disturba, proprio per no? niente, se non gli Anzi, piace, quasi non gli meglio. piace, posso fare Esatto, niente, non è sì. uno sportivone. Gli piace skateare. Cosa faccio io? Ha scoperto questa cosa qua, per cui adesso a Milano purtroppo si è trovato un posto, fino a che stiamo qua, una scuola con un insegnante lo farà skateare. Che anche questo per noi è normale, ma per la maggior parte della gente è uno sport No, no, ricreativo, no, non è ne neanche parlavo considerato uno l'altro sport. giorno con Alessandra Capisci? Sensini e mi diceva questa cosa esattamente. Cioè che a Roma Esatto, sai che devo hanno fare fatto i quello. mondiali, ora è fuori Italico, sono rimaste tutte le Esatto. strutture, e ci sono dei bambini che si allenano con gli istruttori e lei era in giro con altre persone a portare il cane, mi raccontava, e c'erano queste persone che dicevano, ma veramente si può fare skate? Guarda che carini a 6-7 anni con loro che Eh ascoltano sì, ma Zion. guarda che prima qualche tempo fa la stessa cosa la facevano con rugby, per cui invece adesso poi c'è stata l'esplosione, però corrisponde sempre tutto ad un evento sportivo, se ai mondiali, se alle Sì, Olimpiadi, sì, sì. È tu, cioè quello sport che va e la quel moda. personaggio che attira, allora poi tutti lo seguono. E quindi dobbiamo sempre sperare di avere delle estati come queste estati, per cui tutti a fare atletica piuttosto che fare altre cose, e avere una vasta scelta per i bambini. Per le bambine è sempre tutto più difficile perché dipende da quello che respirano in casa, molto spesso. Sì. Per cui se una famiglia è aperta, allora hanno più possibilità in generale. E questo poi diventa un discorso sociale. Sì, infatti, però no, è vero che è un discorso culturale, di tradizione, ovviamente il Sì. surf è uno sport giovanissimo. Se è un'altra cosa che forse non ti è mai venuto da focalizzarla oppure non ti è stata raccontata, ma ho un problema grandissimo. Io, come tutte le persone che provano a fondare dei business o comunque dei lavori sul surf, che non esistono dati. No, Ah. i soldi vengono quando tu presenti Sponsor, una ah, ricerca certo. dicendo ci sono tot persone, ma né a Certo. livello mondiale né a livello europeo né tantomeno italiano c'è un censimento chiaro con delle statistiche dicendo Ecco, allora tot questo è il problema della praticanti. federazione, per cui la federazione deve fare un lavoro approfondito, è la stessa cosa che ha dovuto fare il calcio femminile, per farti un esempio a me vicino, Sì. per cui devi cominciare da lì, devi cominciare con uno studio approfondito sul territorio, raccogliere tutti i dati possibili e immaginabili e cominciare a lavorare su alcune realtà. E poi ovviamente il CONI deve stanziare dei fondi per Sì. Anche gli sport e per le diverse discipline in crescita. se col surf, come immagini, è molto più difficile perché tu fai surf, ma chi lo può sapere? Tu vai al mare per conto tuo, non sai che serata. Mentre se No. giochi a calcio tendenzialmente o sei iscritto a un torneo anche amatoriale, Sì, c'è devo dire modo di però questo è un farla. problema, vabbè, lascia stare alcune parti del mondo, in Australia o Sì, esatto. agli Hawaii piuttosto che altre parti, per cui è uno degli sport che Praticato. vanno per la maggiore, però ho visto anche in Repubblica Dominicana che molti si stanno battendo per questo, per cui non c'è, ci sono dei talenti che però non sono supportati, non c'è una federazione che li possa aiutare, per Sì. cui è tutto sovvenzione di gente, di conoscenti che Abbastanza. aiutano. Sì, qui non è così, però la federazione è nata molto giovane, ha accorpato il Ecco. surf ancora lo sci nautico al wakeboard, quindi Ecco, stanno secondo me facendo allora chi però ha più qualcosa. visibilità
a questo punto, perché funziona sempre così, chi ha più visibilità deve continuare a parlarne. Per cui dire, guardate che è possibile fare questa cosa, ci sono delle Sì. scuole in Italia, potete andare in Liguria piuttosto che Infatti. nel Sì. Lazio, e non Quello solo, perché poi succede. ci sono degli spot, come tu mi insegni, sparsi, Sì. nascosti. Buongiorno ti. Un giorno riuscirò a farti parlare. Domanda invece più sull'informazione sportiva e il tuo ruolo di giornalista. Allora, la prima è più veloce. Ti senti a tuo agio in questo ruolo di intervistata più che di intervistatrice? Perché ormai tu hai un tuo seguito sui social, hai comunque iniziato anche per passione, ma sono sicuro che la gente lo leggesse un blog. Hai lanciato uno stile di vita diverso, particolare, facendo una scelta di rottura. Come la vivi questa cosa? Ma normale, io guarda, sono sempre uguale da sempre, cioè chi mi conosce dall'elementare piuttosto che al liceo, quei pochi amici che ho avuto, mi hanno detto tu non sei cambiata per niente, ma perché per me fare questo mestiere è come, cioè, non salviamo vite fondamentalmente, No. non è un lavoro, ecco, è sempre stato un mestiere come un altro, per me è stata la possibilità di raccontare una passione che era la mia passione, quella che io vivevo in casa, per cui una roba super naturale. E non, se mi chiedono di parlare di calcio, ultimamente dico sempre di no. Se mi chiedono di parlare di surf, dico di sì. L'ho Ma visto. perché quando poi devi parlare di calcio, devi sempre stare attente alle cose. Io sono diplomatica di natura e ormai la gente l'ha capito. Per cui, perché è vero che mi piace, mi appassiona il fatto di essere ritornata a lavorare per Amazon, mi ha ridato un po' quella carica lì. Poi la Champions League è un ambiente straordinario perché viaggi, città incredibili, stadi della Sì. Madonna, squadre pazzesche, hai più la possibilità di vederti delle belle partite. E quindi sì, però cioè, mi piacciono di più i racconti, ecco, non so come dirti, Sì, cioè, ho messo capisco. un pochino più da parte quella parte tecnica, tattica, quelle robe Sì, di lì. cronaca, Sì, di che per me dirette. ho già fatto tanto, cioè l'ho già fatto per tanti anni, a me piacciono più le emozioni, i racconti, le passioni, ecco, quella parte e il surf ultimamente me la sta dando. Se leggo è ovvio che se leggo un libro, è un romanzo, ma se c'è qualcosa che ha a che fare col surf, mi Meglio. piace di più. Sì, Sì, sì. ma perché per me, ne parlavo, guarda, con un'amica che ha fatto un altro podcast sulla salute mentale, e per me il surf è stata la salvezza, cioè nel senso che io ho trovato uno spazio solo mio, che mi sono ritagliata lontano da tutto, lontana dalle pressioni, dalle critiche, perché questo è un mestiere che comunque ti Porca miseria. predispone. Eh sì, perché tanto la Apri cazzata la dici Twitter, sempre. Sì, ma cioè la cazzata la dici sempre, per la gente la dici sempre, Impossibile, quindi più è lì. parli, più c'è possibilità di dire cazzate, mettiamola così. Sì, più stai in onda, infatti vedi meno, sta meglio è. O scrivi, la cosa, c'è sempre la critica, però dopo un po' magari diventa anche pesante. All'inizio lo era, adesso mi sono fatta un po' la. C'ha le spalle Non si larghe. può piacere a tutti. Sì, Sì. Anzi, cavoli, come si prima lo dice. capisci e meglio impari anche. Infatti, Sì. infatti. Questa cosa che hai detto del surf come una cosa tua è proprio prima quando ti chiedevo se ti piacerebbe mai esporti anche per promuovere il surf come scelta anche a livello femminile. Ho pensato che l'altra faccia della medaglia, per me è stato lo stesso con questo podcast, perché comunque io faccio surf da quando mi hanno messo su una tavola che avevo 7 anni, poi ho sempre fatto surf, ne ho 28, quindi sono 20 anni piano che mi faccio spingere da delle onde, poi a vari momenti, a vari livelli, con varie intensità e momenti di costanza o altri in cui devo lavorare e fare altre cose. Però è difficile perché quando ho iniziato e sapevo che sarebbe potuto andare bene, ho detto va bene, metto in gioco una cosa che sento molto mia, perché lo sai com'è, non lo so, è romantico, ne sei geloso quasi. Certo, sì, devo dire che sì, capisco quello che vuoi dire. Ci sono, per esempio, anche io quando scrivo magari dei post sul surf, sulle mie esperienze, Sì, tutto sì, il sì. resto non scrivo tutto. Cioè, ci sono delle cose che mi tengo per me, Vedi. Ecco. perché non credo che tutti possano capirlo. Perché ho un pubblico, ecco, perché ho un pubblico che comunque mi ha conosciuto facendo un altro mestiere, un'altra Sì. cosa, che poi ha imparato ad apprezzare anche Quell'altro. quest'altra parte della mia vita e a conoscermi, però è difficile far capire alle persone quanto il surf ti entra dentro, cioè quando poi diventi un'attività senza la quale tu non puoi stare. Cioè, io mi rendo conto che non solo il surf, ma anche stare al mare, per esempio. Io sono tornata a Milano, io mi sento soffocare, cioè abituata a aprire la finestra e sentire le onde e uscire di casa e vedere il mare, stare in centro a Milano mi fa stare male.
Però nel mio disagio di questo periodo non posso scrivere, non voglio scrivere. Primo perché mi rendo conto di essere una persona privilegiata Sì, per bravo. una serie di cose, però se no sembra sempre che ti lamenti. Però è una cosa che mi fa soffrire, per esempio, adesso, ma che mi tengo per me. O quando sto in acqua e mi è capitato la prima volta, una delle prime volte che sono entrata in acqua dopo essere stata chiusa in casa, come tutti noi, durante il lockdown, io mi sono messa a piangere perché ero lì sulla tavola, ho visto quest'alba pazzesca. Non avevo nessuno perché non c'era nessuno perché era andata iper presto. Sì. Cioè, tu lo Capisco. capisci, però non Sì, è io e che un mio sta amico dietro. abbiamo urlato, poi quei Esatto, oppure momenti da occhi lucidi quando al ritorno da qualche viaggio ci sono piove, stati, quando ma piove, tu sei in acqua, piove e ti sembra un miracolo straordinario, cioè che diventa tutto glassy, tutto due, sì. e poi l'arcobaleno. Bravo. Cioè, capisci? E poi sono cose che a volte dico, cavolo, avrei dovuto portare la GoPro. Poi dico, No. no. Perché è una Ecco, roba, ti ci dico avrei una perso quel cosa. momento lì per filmare, capisci? E non me la sarei goduta. Poi maniaca come sono, figurati la luce, le cose, tutto il resto, non me lo sarei goduto. E quindi dico, cavolo, sai che cosa c'è? Ecco, allora forse lo spot migliore per questo sport, per il surf, è che dà delle emozioni che altri non ti possono dare, soprattutto quelli che non hanno a che fare con la natura. Sì, Ecco, cioè se hai voglia di ripulirti da tutto, come si dice in Sud America, è il mar lo cura todo. Cioè ti vai lì, ti ripulisci, stai in un posto, respiri, un'altra roba. Per esempio, a me piace stare in mare da sola perché odio la gente che mi viene a parlare. Cioè io proprio una roba, mi parli fuori se mi devi parlare, perché dentro è quel momento magico lì, capisci? esistono varie categorie di surfisti. Io sono uno invece di quelli che un po' più piace parlare, scherzare, cazzeggiare e commentare. Invece ho degli amici che proprio cioè, sono come te, quindi capisco. Però ti do un consiglio invece, questo prenditelo. La GoPro, non voglio assolutamente parlare contro GoPro, è uno strumento fantastico, però attenzione perché ormai, cioè, tu facci caso, nel surf con la GoPro, se la metti sulla punta o la tieni in bocca, a meno che tu no, non abbia, non lo so, ma anche quando la mette Kyle Anne, l'onda di 15 metri sembra di 2, di 3. Quando la mettiamo noi, l'onda di un Ma metro infatti sembra. vedi che le foto che io ti ho mandato, in realtà le mie onde erano di 15 metri, poi No, sembravano piccole. no, 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 invece le foto che ti ho dato sono da terra, quindi vanno benissimo. Però no, la GoPro è un altro grande oggetto molto dibattuto. Dobbiamo farla questa discussione poi Sì, fuori, ne va bene. parleremo. Invece l'ultima ti riporto sulle tue cose ed è un aspetto su cui ho riflettuto tanto ed è il modo che si è creato di fare informazione in questi ultimi tempi. Mi viene da pensare che il culmine sia la Bobo TV e Twitch e oddio te non ne potrei mai parlare male perché Twitch è di Amazon, però... No, 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 però capisco cosa vuoi dire. Allora, io non voglio fare un discorso da boomer, come dice mio figlio, che è un po' No, vecchio, no, dai, non no, no, ma... brinco. Però, allora, devo dire che bisogna distinguere il tipo di comunicazione. Se uno lo fa per mestiere, cioè fare giornalista, comunicare, dare le notizie, commentare, è un mestiere. Adesso, va bene che si parla di sport, però tutti noi siamo studiati, come dire, cioè non è che... Abbiamo anni di gavetta, non tutti, abbiamo anni di gavetta, abbiamo imparato a fare questa cosa, come si dà una notizia, a verificare le fonti. Adesso ecco, quella parte lì, cioè, non esiste più, per cui se io oggi scrivo una cosa assurda, tipo Zlatan Ibrahimovic mi ha detto che domani va a giocare in Repubblica Dominicana. Non è che uno va a verificare, tutti quanti domani la riprendono e dicono: oh, Zlatan Ibrahimovic va a giocare in Repubblica Dominicana, l'ha detto Alessia D'Arcugno. Poi si gonfia questa cosa qua e va avanti. Questo è un esempio così stupido, però sta succedendo questa roba qui. Per cui adesso tutti parlano di tutto, Sì. senza nessuna etica, senza nessun criterio, senza averne gli strumenti. E si Sì. sta un po' esagerando. Questo è, secondo me, uno dei problemi. L'altro invece è il giornalismo che va dietro a questa cosa, per cui per i click, per i like, per piacere, tutto il resto, si dimentica quali sono le regole fondamentali del giornalismo, per cui fai il titolone, per cui spari la cavolata, per cui non approfondisci, scrivi pezzi superficiali. Anche nello sport capita, eh? Cioè, per cui Ah c'è sì, gente che magari tantissimo. deve scrivere di uno sport che non conosce, ma scrive. Eh no, che cavolo, Sì. informati prima, cioè, piuttosto di scrivere cavolate, no? Questo Però è un po' il sicuramente. trend che si sta avendo ultimamente, devo dire. Sì, però l'altra cosa che invece ho notato è che facendosi la comunicazione tra di loro, che sono comunque amici,
anche se non hanno i mezzi e gli strumenti, però quando un calciatore va a parlare con un altro calciatore, dice cose che con te giornalista non direbbe mai, e lo stesso succede magari qui in Superscala e a Tuttologic, perché se viene Roby d'amico a parlare con me, io gli faccio certe domande, come si sente più a suo agio e disposto a dire determinate cose che magari in un'altra intervista Sì, ma io non sono sarebbe convinta fatto. di questa cosa. Allora, devo dire che è ovvio che è una cosa corporativa, cioè nel senso che io ti conosco, cioè tu capisci di quello di cui io sto parlando, anch'io l'ho fatto adesso, no? Per cui ti ho detto, tu mi capisci, per cui io ti posso raccontare questa cosa qua. La cosa ideale sarebbe noi giornalisti essere talmente empatici pur mantenendo la nostra posizione di essere super partes con l'intervistato. Ma come la fai questa cosa? Conoscendo, informandoti, sapendo, avendo anche un passato, per cui se io intervisto Paolo Maldini sa che io di cazzate non le dico su di lui, che non lo metto in difficoltà o che non dico una scemata tanto per Sì, hai ragione. fare la figa o per essere ripresa dai siti e tutto il resto. Cioè, c'è un rapporto di fiducia e di confidenza che si è creato nel tempo. Con quelli che non conosci come fai? Un po' nello stesso modo, comunque tutti ti stalkerano, cioè nel senso che se io vado a intervistare uno che non mi conosce, di sicuro chiede che tipo di giornalista sono, di sicuro va a vedere che cosa ho fatto, che cosa non ho fatto, per cui un po' l'idea se l'è Per fatta fortuna. e chiede. Per cui secondo me rimanere sempre, avere sempre una certa dignità in questo mestiere. E credibilità, che è la cosa più importante, poi fa la differenza. E poi dipende anche dal tipo di persona che sei, perché se io ho un carattere particolare, per cui a parte l'empatia risulto magari simpatica, uno si lascia andare, con un altro no. Sì. C'è sempre stata questa cosa. Però se io ho visto questa cosa qui, per cui se uno sa che tu sai di quello, sai della materia, allora uno si lascia andare Ti più rispetta, facilmente, perché non dici cazzate, ecco. sì. Ah, Poi forse è hai ovvio che tra ragione. calciatori è normale, cioè hanno vissuto la stessa roba, Sì, piuttosto è che tra come una tennisti o telecamera sullo altro. spogliatoio, infatti non vale, Esatto, è cioè quasi. sanno esattamente fin dove possono arrivare, sanno le cose uno dell'altro, sanno quali sono le regole del loro gioco, le regole non scritte, per cui è normale. Figo, molto interessante. Io Alessia ti ringrazio tantissimo No, del no, tuo no, no, aspetta tempo. che ti ho preparato una cosa per te. Cos'è? Visto che noi siamo un po' non soltanto appassionati di surf, ma anche di letteratura, di filosofia. Vai. Allora, ho trovato questa cosa di Frederick Sì. Schiffer, Filosofia del Surf, Ma un dai. libricino. Sì, guarda che carinissimo, ti consiglio di leggerlo. E mi piaceva questa parte. Vai. Allora, che la vita trovi nella gioia la più insensata tra le emozioni, l'energia stessa che la giustifica, ecco che ne aggrava forse l'assurdità, perfino la follia, ma una follia di cui il surfista avverte i benefici e da cui trae a sua insaputa saggezza. Il desiderio che lo porta ad andare ad avventurarsi per l'oceano, là dove gli dèi giocano con la sua vita, può, a ragione, agli occhi dei profani, apparire folle. Solo questi ignora che un'ora trascorsa a surfare è un'ora di vita concentrata in qui e ora, al di fuori di qualsiasi preoccupazione per il passato e per il futuro. Euforia d'un tempo annullato che i filosofi chiamano beatitudine e che, a credere a numerose testimonianze, il fugace passaggio in un tubo fa provare nella modalità folgorante del piacere. Beh, beh, Dai, dimmi che applauso. non cadeva a pennello, No, 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 scusami. no, non ho mai fatto una chiusura così bella ed è tutto merito tuo, quindi alla grande, no? Bellissima. Va riletta con più calma, cercavo di starti dietro, E ma guarda, te la mando, ti mando lo screenshot così te la leggi vabbè, bene e puoi fare sì, la quello che vuoi. mettiamo Devo nel gioco. compensare, cioè non avendo io tutte queste capacità atletiche, devo compensare con quello che so fare, cioè questo. È potentissimo, è pieno di grandi atleti, ma poche persone, almeno nel surf, che è un mondo così giovane, No, io riescono mi diverto, io a sto bene. Ecco, smettere. la cosa che io, come si dice, io entro in acqua e sorrido, io prendo un'onda, sorrido, mi ammazzo, sorrido, esco e sono una persona felice ed è felice mio figlio e sono felice le persone intorno a me perché io sto bene. Quindi basta, questo è lo spot del surf. Fantastico, grazie mille, a Grazie presto a allora. te, Ciao ciao, a Alessia, grazie, presto, ciao ciao ciao. ciao ciao.